Inizio con la citazione di un caro amico che purtroppo non è più con noi, Massimo Baldini, l'epistemologo che tanti di voi hanno sentito e ricorderanno, e il quale diceva che ogni tanto bisogna fare come fa il contadino quando lo falcia il grano. Cioè a un certo punto si ferma, tira fuori la pietra e affila la falce. Mentre affila la falce guarda indietro e guarda il lavoro che ha fatto. Ecco, due azioni, uno guardare indietro e l'altro affilare la falce per nuove avventure. È esattamente quello che faremo oggi. Guardare indietro non vuol dire, come diremo, vedremo tra 2 minuti, non vuol dire guardare indietro, non vuol dire fermarsi, compiacersi magari per le poche cose buone, se ne abbiamo fatte, che abbiamo fatto, ma vuol dire dare un'occhiata a quanto percorso abbiamo fatto, però nel frattempo affilare anche la falce, cioè prepararsi per nuove avventure, ecco. Nuove avventure, però non possono fare a meno di un ripensamento e non possono fare a meno del percorso che abbiamo fatto in questi 40 anni. E questo è quello che volevo cominciare a dire a voi. Vi ho raccolto le tappe più importanti, ma non solo per fare sfoggio della vecchiaia, che poi dell'anzianità di servizio riabilitativo, se vi ricordate, ma proprio per farvi vedere le diverse interpretazioni della riabilitazione che abbiamo dato e per vedere anche il rapporto diverso con certe scienze, con certe discipline che per noi sono state fondamentali. All'inizio, vi ricordate, parlavamo all'inizio nel 70, molti di voi non erano ancora nati, parlavamo di facilitazione corticale. Facevamo riferimento, come vedete, a azione, percezione, e le nostre discipline erano sostanzialmente riferibili a autori, a Anokhin, Luria, Leontiev, no? Passammo però presto a qualcosa di più strutturato, riabilitazione come apprendimento, che è stata la seconda tappa che si è sostanziata nel controllo sequenziale progressivo, che si interessava, aveva come nucleo di ricerca, come vedete qui nella diapositiva, le strutture per apprendere. Cioè noi ci siamo accorti che la riabilitazione era un processo di apprendimento. E allora ci siamo domandati, ma perché eravamo a quei tempi poi più legati alla neurofisiologia, no? E ci siamo domandati, ma quali sono le strutture che l'uomo ha a disposizione per apprendere? No, andate a pensare alla plasticità del sistema nervoso centrale, plasticità del sistema nervoso periferico. E a quel punto la scienza, la disciplina di riferimento era soprattutto, dico soprattutto, la neurofisiologia. Lo scenario è modificato quando abbiamo cominciato a pensare che alla base la riorganizzazione del sistema nervoso, del sistema in genere, non solo nervoso, alterato, potesse essere la conoscenza. E allora è iniziata la seconda fase che durata finora, che può essere identificata grosso modo con l'esercizio terapeutico conoscitivo. E in questo caso, mentre prima ci domandavamo quali erano le strutture per apprendere, ora ci domandiamo quali sono le modalità per apprendere. Modalità per apprendere, una di queste è la conoscenza, cioè l'interazione col mondo, con la realtà, per dare un senso alla realtà. E qui abbiamo, no, elaborato questo esercizio terapeutico conoscitivo, e le discipline di riferimento, oltre alla neurofisiologia, sono diventate così anche la neuropsicologia, sono diventate anche la pedagogia. Voi sapete che molto spesso abbiamo fatto riferimento a pedagogisti, insigni, oltre che ovviamente a neuropsicologia, nei quali poi risalgono le nostre prime conoscenze, provate a pensare a Luria. E questo ci ha portato però a poco questo ETC, questo domandarsi quali sono le modalità del conoscere, ci ha fatto entrare in rapporto col soggetto che conosce. Quindi non solo una cosa, vedete anche il passaggio da un puro riferimento alla fisiologia a una neuropsicologia, alla pedagogia, vuol dire che a poco l'individuo, l'essere, la persona, con tutte le sue esperienze anche, oltre che col suo sentire, anche col suo provare, stava facendo il suo ingresso in riabilitazione. E a questo punto io direi che queste tre tappe rappresentano il grano che abbiamo tagliato.
Naturalmente però il contadino affila anche la falce. Cosa vuol dire? Vuol dire che il grano tagliato ti deve servire per trovare nuovo enfasi, nuova passione, nuovo interesse per il futuro. E questo è quello che abbiamo fatto e quello che vi diremo adesso. Non voglio, cioè vi invito anzi a pensare al passato. E cioè il passato, la memoria che ci rivolta verso il passato non deve essere vista solamente come memoria, come un qualcosa di riposto ormai in lungo termine, eccetera, eccetera. La memoria è uno strumento per il futuro. Vi citerò poi con maggiore significato, significanza, un libro che già da ora vi invito a leggere, da cui prendo questa seconda citazione che vi faccio. Nel libro è Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice nello specchio, e la citazione è uno scambio di battute tra Alice e la regina. Sapete, Alice è una figurina antipatica, anche se era molto simpatica ovviamente a Lewis Carroll, grande guardone dell'epoca vittoriana, e a un certo punto Alice, Saputella, no? Antipatica proprio per questo, dice: sì, ma la mia memoria ha un'unica direzione, non posso d'altra parte, dice, pensare cose che devono ancora avvenire, non posso usare la memoria per pensare a cose che devono ancora avvenire. E la regina, che pur essendo personaggio fantastico, sgangherato, anche sguaiato spesso, dice: bella memoria sarebbe una memoria che può andare solamente in direzione del passato. Ecco, questo vi invito a tenerlo presente, non sono in riabilitazione. Non nell'affrontare certe esperienze sociali che non sono del tutto piacevoli, usiamo la memoria, ma non usiamola per dire come si stava bene nel passato, anzi usiamola per organizzare nuovi scenari, nuovi progetti per il futuro, che è quello poi che stiamo facendo noi. La cosa che sfruttando la memoria del passato, la cosa che ci ha fatto meditare è proprio quella che vi ho scritto, che vi ho raccontato in questa diapositiva. E cioè, un'osservazione banale, se ci pensate, cioè, noi abbiamo detto riabilitazione uguale apprendimento. Va benissimo, cioè il malato recupera tanto più quanto più impara. Però dobbiamo anche domandarci: ma quali sono i contenuti? Cosa deve imparare? E finora abbiamo detto impara delle regole, eccetera, però ragioniamo meglio. E leggete insieme a me quello che ho scritto. A differenza di quanto accade per l'apprendimento di prestazioni del tutto nuove, insomma, te devi imparare, non hai mai imparato, non sai andare in bicicletta, devi imparare ad andare in bicicletta, non ci sei mai andato in bicicletta. Però a differenza di quanto accade per l'apprendimento di nuove prestazioni, il risultato previsto per il processo di apprendimento in condizioni patologiche, cioè il recupero, è già presente al cervello del malato. Cioè, voi non dovete insegnare al malato ad andare in bicicletta e lui non c'è mai andato. Voi dovete insegnare al malato a camminare, a prendere, a toccare, a carezzare, a guardare, cosa che lui durante tutta la vita ha fatto, no? E quindi nel suo cervello, diciamo così, tanto per parlare con terminologia da bar sport, nel suo cervello ci sono già queste cose, ci sono sotto forma di immagini, di rappresentazioni, di mondi intermedi. Infatti, e però perché vi dico questo? Perché, leggiamo insieme, la sua presenza potrebbe rappresentare un vantaggio per l'organizzazione del processo di recupero, inteso come apprendimento, e per il suo successo. E la cosa che abbiamo dedotto dopo questo passaggio in memoria, no, è che fino ad ora questo vantaggio è stato trascurato. Cioè, sostanzialmente, il senso che abbiamo tirato fuori dal guardare il grano che avevamo tagliato è stato proprio questo. Cioè, a un certo punto noi ci siamo dimenticati che i nostri malati le cose che vogliamo insegnargli le sapevano già fare. Per ora accontentiamoci che le sapevano già fare e andiamo avanti ancora per vedere come avremmo intenzione di strutturare col vostro aiuto, cioè ce lo darete, questa nuova fase. La nuova fase invece, abbiamo cominciato occupandoci delle strutture dell'apprendimento. Abbiamo continuato occupandoci delle modalità dell'apprendimento. E adesso noi ci stiamo domandando: ma quali sono i contenuti dell'apprendimento? Cioè, cos'è che deve imparare il malato? Per esempio, una delle cose importanti è quella che abbiamo già detto, cioè che il malato deve imparare delle cose che tutto lo sapeva già fare. E noi questo è un vantaggio che abbiamo finora trascurato, no? Però
la cosa che volevo sottolinearvi è che nel frattempo è cambiato il riferimento culturale, cioè alla fisiologia, alla neurofisiologia, alla biologia, alla neuropsicologia, alla pedagogia, si è associato anche il riferimento alla filosofia. Voi vedrete che tanti dei concetti che le ragazze vi enunceranno nelle loro relazioni sono mutuate dalla filosofia, quando vi parleranno di mondi intermedi, vi parleranno di sostituti, vi parleranno di copia, immagine, mimesis, eccetera, sono tutti mutuati dal linguaggio dei filosofi. E questa, secondo me, è una conquista non indifferente. Badate bene che io dico che la cosa importante non è fare riferimento alla filosofia, ma accanto alla fisiologia, accanto a fare riferimento anche alla filosofia. E questo, se ci pensate, è un grosso passo avanti che solo la riabilitazione, secondo me, in questo momento può permettersi, cioè di superare il gap, il salto che finora c'è stato tra le cosiddette scienze umane, filosofia, e le scienze della natura, fisiologia. E questo è un compito che è veramente importante. Se vivessimo in un altro mondo, dove le discipline hanno il valore che si meritano, il riabilitatore avrebbe una maggior considerazione proprio anche per questo dovere, questo compito teorico che si è preso. Ma allora la nostra proposta, la nostra ipotesi di lavoro si propone di recuperare le capacità perdute, ovvio, come tutti i riabilitatori, attraverso una graduale modificazione dei rapporti io-realtà. E qui vedete che già introduciamo questo concetto di io, che già era presente nell'esercizio terapeutico conoscitivo, io nel senso di persona carica non solo di sentire, no? Ma anche di provare, e attraverso una modificazione dell'esperienza personale, questo è importante, costruzione di mondi intermedi, di sostituti, superamento di ideologie, qui vedete che cominciano, e vi chiedo scusa, ma domani sarà presente il professor Iacono che vi spiegherà meglio tutte queste cose, stiamo già facendo riferimento ad un linguaggio filosofico, in relazione all'esperienza di prestazioni già svolte prima della lesione. Questo è il senso, ecco. Ma andiamo avanti con più calma, in maniera da essere più facilmente comprensibili. Cos'è che vogliamo fare? Cos'è che vi proponiamo? Qual è il senso di quello che vi proponiamo? E qui permettetemi un'altra citazione, di perfezionare una citazione che avevo già fatto. Alice, oltre che Lewis Carroll, oltre che scrivere tanti libri di logica, matematica, oltre che scrivere Alice nel Paese delle Meraviglie, ha scritto anche Alice dietro lo specchio. Perché ve lo cito e perché vi invito a leggerlo? Perché è un testo veramente molto interessante. Qual è il senso? Alice, come vedete dalle figurine di John Tenniel, un po' surreali, direi, no? È un po' spaventose anche le figurine, che è stato il primo e il più famoso illustratore di Alice. Alice a un certo punto si accorge che nello specchio viene riflessa la stanza in cui lei sta, però non viene riflessa esattamente nella stessa maniera, viene riflessa ovviamente in maniera diversa. La destra, per esempio, se ne va a sinistra. E a un certo punto si domanda: ma cosa vedrebbe? Dico, si domanda, domanda parlando col suo gattino, cosa vedrebbe se si trovasse dall'altra parte dello specchio? Detto fatto, come vedete nella diapositiva, passa dall'altra parte dello specchio e si accorge di tante cose che prima non aveva constatato, che non aveva visto, cioè che aveva visto ma non aveva capito. Il senso è questo qui. Passiamo dall'altra parte dello specchio, e cioè cerchiamo di vedere la realtà che vediamo oggi con occhi diversi, con altri occhi, non con occhi di altri, no? Non sposando un'altra disciplina, ma cambiando noi il nostro modo di vedere. E questo provate a sostituire a quello che vediamo, alla stanzina col caminetto, e con i fiori e con gli orologi, provate a sostituire l'esercizio. Passiamo dall'altra parte dello specchio, e cioè dalla parte del malato. Passiamo dalla parte del cervello del malato, di quello che il malato sente, prova e conosce, ma soprattutto cosa prova e che esperienza ha fatto, che vissuto ha, di quello che noi vogliamo insegnargli, di quello che cerchiamo di insegnargli attraverso l'esercizio, e vedremo un esercizio completamente diverso, come Alice che, passata dall'altra parte dello specchio, vede delle cose abbastanza diverse. E andiamo allora avanti, veniamo alla proposta, no? Si propone quindi che l'esercizio sia visto anche in prima persona, cioè dalla parte del malato. E questo è il messaggio che noi vorremmo dare. Le modalità che abbiamo trovato possono essere anche discusse, anzi devono essere discusse, possono essere anche sbagliate. Ecco, però il senso non può essere sbagliato. Cioè, dobbiamo vedere l'esercizio anche
dalla parte del malato che lo fa. Cioè, cosa rappresenta l'esercizio per il malato? Finora l'esercizio era stato visto esclusivamente dalla parte del riabilitatore. Dov'è la differenza? Diciamo, finora il riabilitatore si è basato sulle conoscenze di neurofisiologia, neuropsicologia, quando ce l'aveva, come vi dicevo, senza domandarsi che valore assumesse l'esercizio nei confronti dell'esperienza del malato. Questo provate a pensarci, è una cosa banale, una cosa che però ti è venuta a mente mentre stavi affilando la falce e guardando indietro il lavoro che avevi fatto. E vediamo, qui vi ho raccolto in questa diapositiva banalissima, no? Il modo di lavorare che noi stessi finora abbiamo usato, terapista, malato, uniti tra loro da una freccia univoca. L'esercizio è collegato, si collega ovviamente con la prestazione, si collega con la prestazione che noi vogliamo recuperare attraverso l'evocazione di regole, attraverso l'evocazione di operazioni mentali, di processi cognitivi, di strategie. Abbiamo cercato di insegnare al malato nuove regole, senza domandare cosa rappresentavano per lui. E andiamo allora avanti. Andiamo avanti, ancora 3 minuti soli, perché vorrei presentarvi la nostra ipotesi e vorrei presentarvi anche, poi ci penseranno le ragazze a spiegarvela meglio, no? Con più dettagli, facendo anche esempi di quel poco o tanto che siamo riusciti finora a fare. Ipotesi, e voi sapete però che non basta avanzare un'ipotesi. Quando uno avanza un'ipotesi deve anche suggerire, trovare per se stesso le maniere per metterla alla prova, no? È quello che ci ha insegnato Popper. E tu puoi avanzare tutte le ipotesi le più stravaganti che vuoi, forse anche la nostra è un'ipotesi stravagante, però nel frattempo tu mi devi anche dire: guarda, ascoltatore, che questa ipotesi tu la puoi mettere alla prova, la devi anzi mettere alla prova. In questo caso vi chiediamo questo, in questo caso vi stiamo dicendo: noi abbiamo avuto, no? Mentre affilavamo una falce, abbiamo avuto un'idea nuova. La stiamo traducendo in ipotesi riabilitativa. Ipotesi riabilitativa è l'ipotesi che può essere messa alla prova attraverso l'esercizio. Ebbene, guarda, ascoltatore, questa è l'ipotesi. Se tu mi vuoi fare un piacere, mettila alla prova. Io ho trovato un mezzo per metterla alla prova, e è questo, te lo dico. Poi tu fai, usa i mezzi che vuoi, più severi che possibile, ti prego. Guardiamo allora l'ipotesi. Allora, l'ipotesi, ve l'ho segnata in queste 2 diapositive, sono da ritenersi fondamentali le relazioni tra esercizio e prestazioni da recuperare. Cioè, questo è fondamentale. Anzi, io oserei dire, questo però va sottoposto a critica da parte vostra, oserei dire proprio che il recupero deriva proprio da questo. Il recupero è un'emergenza delle relazioni tra esercizio e prestazioni da recuperare. Qualche giorno fa un pedagogista, il professor Paparella, mi spiegava la differenza che loro fanno tra rapporti e relazioni, che noi spesso, probabilmente anche voi, spesso avete usato questi temi indifferentemente. No, rapporto è un'interazione e basta. Relazione no, relazione è l'interazione dalla quale emerge qualcosa, questa è la differenza. Quindi io qui non a caso ho messo relazioni neanche sottolineati, no? Le relazioni tra l'esercizio e la prestazione a recuperare. Secondo me, ecco, diciamo così, la condotta terapeutica e il recupero successivo dipendono proprio dalle relazioni, cioè sono proprietà emergenti da queste relazioni. Andiamo avanti e cerchiamo di spiegare meglio, però. Allora, in entrambi i casi, cioè sia dell'esercizio che della prestazione, da recuperare si tratta di azioni. È inutile che vi dica cosa si intende per azione, spero, cioè non c'è certo bisogno, no? L'esercizio stesso è un'azione. Perché un'azione? Un'azione perché comprende una sintesi afferente, una presa di decisione, un accetto dell'azione, un'afferentazione di ritorno, né più nemmeno che come una prestazione della vita di tutti i giorni. Ovviamente è semplificata, ovviamente non corrisponde alle azioni che poi il malato dovrà fare nella sua vita, se non in un piccolo, in parte di casi. E entrambi, leggiamo alla fine, entrambi i casi costituiscono un'esperienza, cioè un vissuto per il soggetto. Questo è il nucleo della cosa, non a caso ve l'ho sottolineato. Cioè, se si tratta di 2 azioni, guardate bene, e non credo che si possa dire di no, tutte e 2 rappresentano un'esperienza per il cervello, per il malato, non per il cervello, per il sistema malato. Ebbene, rappresentano un'esperienza, cioè un vissuto per il soggetto. Andiamo avanti e vediamo. I 2 vissuti presentano tra loro delle differenze, ovviamente. No? Riconoscere
col dito indice una crocetta da un quadrato rappresenta un vissuto che può essere analogo al vissuto che tu hai quando ti accarezzi il volto alla ricerca, non so, di un foruncolo, però presentano differenze, sono vissuti diversi e vissuti che hanno però delle analogie. No, c'ho scritto qui, devono averci qualcosa in comune, però, quindi il vissuto, tu, entrambi, riassumo, entrambi, azione ed esercizio, sono delle azioni, in quanto azioni presentano costituiscono delle esperienze, dei vissuti, diciamo, vissuti che però sono diversi tra di loro, però non solo sono diversi, ci devono avere anche delle analogie. E allora si ritiene fondamentale per verificare la validità dell'esercizio e per definire il procedere della condotta, guidare il malato al confronto tra i due vissuti. Cioè noi riteniamo che il nucleo di questa nostra ipotesi, cioè il nucleo di vedere il malato di dietro dello specchio, sia rappresentato proprio da questo, dal confronto che lui stesso deve fare tra il vissuto dell'esercizio e il vissuto dell'azione che noi vogliamo insieme a lui recuperare. Si propone quindi che il confronto tra l'esperienza costituita dall'esercizio e quella costituita dalla prestazione da recuperare entri a far parte della logica dell'esercizio. Questo secondo me è fondamentale. Cioè, mentre finora noi ci eravamo limitati, si fa per dire limitati, alle regole, alle operazioni mentali, ai processi cognitivi e così via, adesso vogliamo introdurre un qualcosa di nuovo dentro l'esercizio che rappresenta il vissuto, è rappresentato dal vissuto del malato. E vediamo adesso la critica, cioè questa è quello che l'ipotesi che ci siamo fatti noi. E allora come si fa per metterla alla prova? Esercizio, primo punto, esercizio. Secondo, definisci, o meglio ancora, questo sarebbe il primo, no, definisci a quale prestazione della vita quotidiana fa riferimento l'esercizio, cioè le prestazioni della vita quotidiana con le quali l'esercizio potrebbe essere correlato. Naturalmente noterete che i termini sono piuttosto vaghi perché questa è un'ipotesi che stiamo facendo e la perfezioneremo cammin facendo insieme a voi. Terzo punto, richiedere al malato di costruire un'immagine motoria della prestazione da recuperare. Questo è semplice, tu dici al malato di ti ricordi quando camminavi, ti ricordi quando accarezzavi, costruisciti un'immagine motoria se non lo puoi fare. Usa naturalmente tu, terapista, tutte le facilitazioni delle quali sei capace e soprattutto usa tu, terapista, tutti i perfezionamenti. Cioè cosa vuol dire? Voi sapete bene che un'immagine motoria un'esperienza, non è l'unica esperienza, di fronte alla stessa realtà tu puoi fare 100.000 esperienze diverse, così come il malato, sia di fronte all'esercizio, sia di fronte alla prestazione della vita quotidiana. Ebbene, sarai tu, terapista, che dovrai indirizzare questi vissuti del malato in maniera da rendere confrontabili tra di loro, in maniera che il confronto tra di loro ti sia utile per altre cose, no? Punto, descrizione del malato, dialogo e soprattutto ragionamento riabilitativo. Cioè, a questo punto non è finito la cosa. Voi vi dovete rendere conto che una volta che il malato avrà fatto insieme a voi, guardate bene, insieme a voi avrà fatto il confronto tra l'esperienza della prestazione, l'esperienza dell'esercizio, a questo punto comincia il ragionamento. Cioè, io ho dei dati, come li uso? Come li uso? Il mio esercizio è giusto, è sbagliato, potrei fare qualcosa di più già con questo esercizio e l'esercizio successivo come lo farò? Questo è il senso del nostro procedere e questo è il modo per mettere per criticare quello che, per sottoporre a critica, verificare o falsificare quello che vi abbiamo detto. A questo punto avevo ovviamente concluso, anzi mi scuso per aver fatto quanto di solito una presentazione del congresso non prevede, ma secondo me questo nostro congresso è talmente importante per il nostro futuro intellettuale, il nostro futuro di riabilitatori ovviamente e purtroppo, e volevo dirvi che state attenti. Noi chiediamo la vostra adesione, però vi diciamo subito che la vostra adesione è qualcosa di difficile, prevede un grosso impegno. Perché un grosso impegno? Ma perché mentre prima noi avevamo, sì, andavamo in direzioni nuove e usavamo strade nuove, ma avevamo, no, vi ricordate, no? Ricordate San Giovanni della Croce, no? Se vuoi andare nel posto che non conosci, devi prendere la strada che non sai. Sì, però la strada c'è. Ecco, in questo caso io però vi dico, secondo me non c'è strada, non c'è strada. La strada dobbiamo crearla noi. Come nella famosa e ormai purtroppo inflazionata citazione, no? Che si trovate scritta sui muri di un monastero, di un convento di Toledo, in cui si dice,
camminante, no hay camino. Camino se hace en andar. Cioè, viandante, non hai strada, la strada te la devi fare camminando. Chiedo scusa ai colleghi spagnoli per la mia pronuncia, ma soprattutto per la grafia, è così. Però l'assenza è proprio questo, riabilitatore neurocognitivo, arrivato a questo punto, non trovi più strade già fatte, le strade te le devi fare da te camminando, cioè studiando, provando, sperimentando, come abbiamo fatto noi in questi ultimi tempi. Grazie.